Chi fa da sé con Lucia Cuffaro. Amica nostra amata Lucia Cuffaro, allora qui vedo le castagne, che meraviglia, le regine indiscusse di questo periodo, conosciute e apprezzate fin dall'antichità. Pensate che già Ippocrate nel IV secolo avanti Cristo ne esaltava il valore nutritivo, mentre nell'antica Roma i giovani innamorati le donavano alle donne amate. Allora oggi Lucia Cuffaro ci spiegherà i tanti modi diversi che si possono, con i quali si possono appunto cuocere, cucinare, ma anche gli utilizzi che sono davvero insoliti, e poi Lucia ce li spiegherà. Allora partiamo subito dalla differenza tra castagne e marroni. Guarda, una differenza fondamentale, uh-huh. perché già nel 39 un decreto regio ne stabiliva le differenze. Le marroni, che sono queste qui, derivano da un incrocio delle castagne, sono un po' più grandi, un po' più chiare e un po' più paffute, con la forma a cuore. Le castagne meravigliose sono da un albero molto antico che veniva chiamato l'albero del pane, perché le persone povere cucinavano il pane proprio con la farina di castagna. Ma il sapore non cambia? Il sapore è abbastanza simile, cambia la grandezza. Okay. E vediamo subito quali sono le cose fondamentali da fare quando abbiamo le castagne. L'intaglio, a me è capitato di non farle, ho avuto problemi. Prima cosa da fare è fare un intaglio con un coltello adatto che abbia anche la punta, che sia bella appuntita, per poterle tagliare. Quindi noi le tagliamo poi per bollirle oppure poi lo scopriremo. Attenzione. Allora, la prima cosa, quindi dobbiamo fare assolutamente questo intaglio, che deve essere 2 o 3 centimetri sulla parte bombata e solo sulla camera, così e solo sulla buccia. Quindi un piccolo taglio di 2 o 3 centimetri sulla buccia, non sulla polpa. Non in profondità. Piccole dunque. Differenze per la bollitura, ma poi la vedremo dopo. Ecco, ti spiegherai tutto. Un'altra cosa, un trucchetto per fare in modo che le castagne e le marroni quindi si possano spellare più facilmente e si attivi un processo di rigenerazione, ecco. È quello della da mezz'ora a 2 ore, fondamentale. Acqua fredda, tiepida, uguale? Acqua fredda, acqua fredda. Quella che abbiamo in casa, insomma. Ah, in ammollo per mezz'ora. Esatto. E poi riesco a pulirle bene? E poi dopo vedremo un po' di preparazioni. Ok, va bene. Allora, passiamo adesso alla preparazione. Quindi partiamo dalle classiche caldarroste. Ecco, chiaramente chi ha il camino fortunato le prepara nel camino, le fa arrostire lì dentro. Altrimenti si utilizza, ecco, questa classica padella con dei buchini per appunto metterla anche su, io l'utilizzo in cucina, sui fornelli, sì. Non avendo il camino. Ah, vedi? Cioè. Esatto. Allora, io ti Un'altra alternativa, quale potrebbe essere, Lucia? Allora, è quella di una sorta di brace da fare nella padella, mettendo il sale come se fosse della brace. Quindi padella del sale grosso, bello, deve essere almeno grande quanto Ma quasi un dito. Con il sale grosso. E mettiamo le castagne sopra e copriamo con un coperchio. Ti faccio vedere già il risultato finale. Cosa. Che è questo, quindi dopo circa 20-25 minuti a fuoco basso e rigirando le castagne ogni tanto, quindi con il coperchio poggiato sopra, vediamo questo meraviglioso risultato finale. E come puoi vedere qui, anche grazie al nostro taglio, si sono perfettamente aperte. Un trucchettino nel caso, come dici tu, invece del forno, quindi possiamo fare la stessa cosa anche al forno, mettendole sempre con il taglio, importantissimo se non scoppia nel forno, quindi fondamentale. Ma il sale grosso no, però in questo caso in forno li mettiamo direttamente in una teglia, quindi sempre con il taglio fatto precedentemente, a 180 gradi per circa 20-30 minuti, oppure sulla brace direttamente. Eccola in camino qua. Come detto tu, rigirando ogni tanto. Ta-da. Un trucchettino per poterle sbucciare più facilmente, quelle dopo la cottura, di lasciarle 10 minuti all'interno di un panno. Ah, sì, è vero. Asciutto, e come vedi, guarda che magia, si aprono da sole, è fantastico. Queste le ho fatte questa mattina, pronte per essere mangiate. Sì, facilissimo. Buone, vedi, si sbucciano proprio senza fatica e si tirano fuori, e le possiamo poi usare per tutte le nostre preparazioni. Senti, invece per bollirle quali sono i tuoi consigli? Allora, per bollirle, anche qui vediamo un trucchettino, come dicevi tu, anche nel caso della bollitura si può fare un piccolo taglio, ma deve essere molto più piccolo, perché altrimenti entra dell'acqua. E allora qui per la bollitura
bollitura, quindi una pentola piena d'acqua con due foglie d'alloro dentro perché ne migliorano il sapore. L'alloro è perfetto. Si parte d'acqua fredda con il solito discorso per migliorare l'apertura delle castagne. Quando arriva a bollire l'acqua si mettono le castagne all'interno. In questo caso possono essere senza il taglio, solo per la bollitura, però una piccola incisione diminuisce il tempo e quindi fa risparmiare di gas fondamentalmente, sempre con il coperchio sopra. Dopo circa 20-25 minuti, mezz'ora più o meno, le scoliamo e vediamo anche qui già il risultato finale e come puoi vedere sono già facilmente sbucciabili semplicemente con la mano. Io in realtà le mangio a cucchiaino. Vedo che tu hai scolato l'acqua, io invece lascio l'acqua della bollitura perché dopo almeno non si seccano e restano morbide. Allora a me tendono a impregnarsi un po' troppo d'acqua se c'è il taglio, ma se non c'è il taglio, come dici tu, va benissimo. E quindi in questo caso si conservano poi in frigorifero per qualche giorno, quindi le castagne vanno mangiate subito. Vanno mangiate subito, come sappiamo. Ma guarda, non è difficile. Invece, ecco, un altro piatto della nostra tradizione è sicuramente il castagnaccio. Quanto è buono! Ecco, Lucia, quali sono gli ingredienti per prepararlo? Ce l'abbiamo già qui pronto, non so se l'avete visto, io ho già Spoileriamo. Allora, ci servono 200 g di farina di castagne, una tazza d'acqua, 50 g di uvetta, 40 g di pinoli sgusciati, 40 g di noci sgusciati, un pizzico di sale, un rametto di rosmarino e ovviamente una teglia da forno oliata. Quindi metto l'acqua all'interno della mia bowl e vado ad aggiungere quelle che erano appunto nei contadini, ciò che rimaneva, no, che poteva essere dell'uvetta, che va ad insaporire, dei pinoli che erano facilmente, no, tanti pini presenti, li mettiamo dentro, delle noci già, come si dice, già sgusciate e un pizzico di sale. Non mettiamo zucchero, quindi è un dolce fondamentalmente senza zucchero e senza glutine, molto energetico e buono. Giriamo, creiamo una pastella, questa pastella la mettiamo poi in una teglia da forno, come hai fatto vedere tu già, anzi la mostriamo direttamente. Eccola qui, e viene fuori questo meraviglioso castagnaccio. Cottura a 180 gradi, 170 gradi per circa 25 minuti, finché non fa le crepe. Verso metà cottura mettiamo il rametto di rosmarino, che secondo la tradizione serviva per conquistare un amato o un'amata sul castagnaccio. Hai capito? Senti, vabbè, all'inizio si diceva che le castagne non sono solo buone da mangiare, ma si possono anche utilizzare in alcuni modi che magari sono insoliti, che non conosciamo. Per esempio, ecco, Lucia utilizza anche le bucce delle castagne. Adesso sono curiosa di sapere perché le bucce, cioè cosa ci fai con le bucce delle castagne? Allora, con le bucce delle castagne e anche con l'acqua della bollitura delle castagne faccio un decotto, quindi ricuocendo nell'acqua di cottura, se l'abbiamo fatte come caldarroste direttamente in acqua limpida, 20 minuti e viene fuori quest'acqua scurissima che è un meraviglioso colorante per tantissime cose. Capelli, quindi impacco per i capelli per dare un bel colore e riflessante castagna, io lo faccio sempre ed è meraviglioso. Ma non solo, con un panno possiamo anche andare a scurire delle borse, quindi un effetto lucido, delle scarpe o addirittura dei mobili di legno, quindi semplicemente passandolo. E sulle scarpe possiamo aggiungere anche un goccino di olio in questo modo e poi si passa per lucidare sia borse che scarpe, ma anche mobili e capelli. Scuriamo quindi tutto. Non buttiamo più via niente, assolutamente. Bucce di castagne, sì, e anche nelle piante per fare un po' di pacciamatura invernale per, come puoi vedere, per il freddo, per aiutarle. Senti Lucia, concludiamo come sempre con la nostra parola del glossario della sostenibilità realizzata in collaborazione con Rai per il Sociale, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, la FERPI. La parola di oggi è circolarità. Allora, beh, un capo d'abbigliamento può essere quindi rigenerato una volta appunto dismesso e diventare colorato, divertente, moderno e sostenibile. E questo ad esempio ha un progetto di Rifo, che è vicino Prato, in cui un laboratorio tessile realizza dei capi proprio grazie a della lana e del cashmere rigenerato, non utilizza coloranti e solo su ordinazioni, quindi poco. Invece il progetto Frassole ad Assisi
permette appunto di mettere in pratica i principi di economia circolare, grazie appunto all'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, sociale ed economico del complesso monumentale di Assisi. Ma l'obiettivo è anche quello di portare avanti i messaggi dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che appunto invita tutti a cambiare atteggiamento nei confronti del creato. Made in Carcere invece è un progetto molto interessante in cui le detenute sono coinvolte in un progetto di formazione per il reinserimento sociale. Quindi questo progetto permette di dare una seconda opportunità sia alle detenute, ma anche una doppia vita ai tessuti. E poi ovviamente app per la vendita dell'usato, siti web, scambio, perfetto, ecologia circolare. Lucia Cuffaro, grazie, ci vediamo sabato prossimo. Prestissimo.